Avere intuito che dalla terra argillosa si poteva ricavare un materiale duro, resistente, nonché fragile, dopo che questo era stato a contatto con il fuoco, è stata per l'uomo una conquista importantissima, rivoluzionaria. Da quel momento si poteva realizzare qualunque contenitore e utensile necessario agli usi più svariati del fabbisogno umano, contenitori per conservare liquidi, per riporvi sementi, per cucinare, presentare, attingere liquidi, consumare. Bastava un po' di argilla, una buona manualità nel saperla plasmare, la cottura entro cataste di legna e l'oggetto era pronto per l'uso. Le forme e le dimensioni erano quelle che l'istinto e le necessità suggerivano. Sin dall'inizio, in quell'età che chiamiamo neolitica, quando si costituirono le prime comunità stanziali che vivevano di agricoltura, di allevamento, di caccia e di pesca, il vasaio, dopo aver dato forma al suo oggetto, sentì il desiderio e forse il bisogno di imprimere sulla superficie del suo prodotto ancora molle l'impronta, il segno di qualcosa che lo distinguesse dagli altri manufatti similari e al contempo lo rendesse gradevole alla vista. Cordicelle, conchiglie, punzoni, punteruoli e le stesse unghie erano gli strumenti di prima improvvisazione e la decorazione, nel tempo, diventava sempre meno sobria e ne indicava l'appartenenza. Le ceramiche così distinte costituivano il patrimonio dei vari gruppi familiari. Il processo di manipolazione plastica, partendo da forme di incerta geometria, divenne sempre più confacente all'uso, con sagome e volumi specifici, a cui si aggiunse, nell'età del rame, la presenza di un bel colore rosso dato con un rivestimento di argilla semiliquida stesa sulla superficie esterna alla quale era stato aggiunto dell'ossido di ferro. Nel tempo, l'elaborazione plastica assunse livelli di evoluzione tali da riuscire a realizzare anche complesse forme decorative, specialmente nelle anse. Certamente, le varie conoscenze acquisite casualmente durante le fasi di lavorazione si propagavano da un villaggio all'altro e attraversavano persino i mari. Se talune forme caratteristiche le ritroviamo nelle coste opposte del Mediterraneo. Va precisato che alcune forme decorative di semplice intuizione non è necessario che provengano da località lontane. Certi motivi decorativi nascono nell'uomo in modo spontaneo in qualunque continente e latitudine, a meno che si tratti di elaborazioni complesse la cui matrice culturale può avere radici locali. La decorazione vascolare, così come la decorazione tessile ed anche quella della manifattura delle ceste realizzate con giunchi e canne, sono le espressioni del gusto più evidenti nella preistoria. Ma solo la ceramica è sopravvissuta alle ingiurie del tempo. Si scoprì che durante la fase di essiccamento del manufatto, quando l'argilla si trova allo stadio cosiddetto cuoio, se si fosse levigata la superficie con un oggetto perfettamente liscio, come può esserlo ad esempio un osso di seppia o uno spacco di selce, l'argilla acquista una lucentezza da cruda che mantiene inalterata anche dopo la cottura, rendendola impermeabile.
In quella parte del Mediterraneo viveva quel vasaio che per primo eseguì un decoro sul suo vaso con l'uso del colore? Chi mai può dirlo? Ma certamente la sua tecnica si diffuse presto e sin dall'età del rame i vasi ebbero forme sempre più specifiche attinenti al loro uso, al colore rosso del fondo che man mano assumeva una gradazione sempre più decisa, si sovrappose una decorazione che dopo la fase di cottura assumeva una tonalità di colore scuro tendente al nero. A questa bicromia di base, nel tempo si aggiunse anche una colorazione chiara, limitata a determinati casi di finitura. Accanto ad una produzione con scopi pratici, si assisteva alla realizzazione di manufatti specificatamente cultuali, con destinazione votiva, e questi avevano varie forme di figurine e oggetti aventi riferimenti zoomorfi, fitomorfi, ma anche allusioni di vario genere. È con l'età del bronzo che il vasellame da mensa, da cottura e cultuale acquisisce una funzione di notevole importanza all'interno della comunità. Un vaso è solo un contenitore e il suo valore è dato da molti aspetti: l'utilità, la capienza, la praticità, la resistenza. Ma se a questi elementi di base si aggiunge altro, allora l'oggetto ceramico diventa anche un mezzo di ostentazione della propria posizione sociale, del proprio prestigio in seno alla comunità. Appena l'oggetto ha assunto la sua forma definitiva ed inizia il processo di asciugatura, si può dare inizio alla decorazione. Il decoro racchiude in sé una serie di fattori culturali la cui evoluzione segue lo sviluppo sociale della comunità e ne diventa uno dei motivi principali di identificazione, poiché proprio la ceramica è il materiale che è pervenuto sino ai nostri giorni in modo pressoché inalterato. Le forme vascolari invitano il ceramografo a scegliere un decoro appropriato legato agli schemi consolidati dalla tradizione. Tali motivi decorativi nel tempo diventano sempre più ricchi con campiture, fasce, metope, punti, reti, cerchi, triangoli, tutte forme decorative che si alternano, si intrecciano e in certi casi tendono a riempire l'intera superficie. L'horror vacui di cui soffre il ceramografo non dipende dall'alto valore che vuole imprimere alla sua opera, ma da una necessità intrinseca, quella di dare completezza formale, di arricchimento delle superfici, sin dove la fantasia riesce a concepire che si possa ancora aggiungere qualcosa senza nulla togliere all'eleganza. Quando nei primi anni Ottanta del Novecento un gruppo di giovani di Licata, riuniti in associazione culturale, nel corso di una indagine conoscitiva sul territorio, rinvenne il sito archeologico sul monte Muculufa, in territorio di Butera, ci si accorse della presenza di ceramica appartenente alla cultura castellucciana, ma che presentava caratteristiche tali da necessitare di una particolare attenzione. Dallo studio di innumerevoli frammenti ceramici rinvenuti nel corso di due campagne di scavo archeologico che seguirono la scoperta, venne fuori che la maggior parte di essi apparteneva ad uno stesso esecutore, la cui tecnica si distingueva per particolari doti compositive e maestria di tratto espressivo. La sua produzione ceramica risente di una originalità tale da rendere i suoi prodotti riconoscibili anche se rinvenuti in altri siti lontani.
Questo esperto ceramista opera in un'area centrica rispetto al territorio intorno e la sua attività principale è rivolta ad una produzione ceramica legata alla presenza, poco distante dal villaggio in cui opera, di un importante santuario a cui fanno riferimento le popolazioni dei villaggi vicini. Un santuario federale che esercita il proprio potere e la propria autorità su un vasto territorio intorno alla valle entro cui scorre il fiume Salso, che lambisce i piedi del monte Mukulufa. I suoi manufatti ceramici hanno le solite forme, riconoscibili in altri siti appartenenti alla medesima cultura castellucciana, ma quello che li rende unici è proprio l'alto livello della loro qualità decorativa. Usando l'argilla raccolta nello stesso monte, alla quale veniva aggiunta una certa quantità di tritume ceramico, i vasi prodotti erano destinati principalmente al santuario. Non si è a conoscenza di come si svolgessero le forme rituali all'interno dell'area sacra, ma vi è motivo di ritenere che le genti che venivano dai villaggi delle zone circostanti recassero offerte votive e che vi fosse una sorta di scambio di contenitori, tant'è che vasi della Mukulufa si ritrovano nei siti come Canticaglione, mentre da quegli stessi siti pervengono alla Mukulufa le loro ceramiche. Va notato che per un certo lasso di tempo la produzione locale rinvenuta all'interno del santuario la si ritrova anche all'interno del villaggio della Mukulufa. Il vaso che più di ogni altro qualifica la personalità del maestro consiste in una forma ad anfora, pervenuta in frammenti e poi ricomposta, con due anse asimmetriche. La decorazione nera su fondo rosso prende spunto dalla nota sintassi decorativa castellucciana, ma in questo caso la maestria del ceramografo arriva a livelli di grande raffinatezza. Tutta la parte inferiore tondeggiante del vaso reca un decoro a zigzag dalle linee molto precise, racchiuso entro un pannello metopale. Quello che distingue questo decoro, oltre alla precisione del tratto, consiste nelle sottilissime linee che collegano verticalmente tutti i vertici dei segmenti a chevron, conferendo all'insieme una tridimensionalità di notevole effetto. Il pannello è affiancato da spazi posti in corrispondenza delle anse, campiti al loro interno con un fitto reticolo di linee. Una linea di marcatura nera separa la parte inferiore del vaso da quella superiore e questa viene ripartita da una struttura decorativa a graticcio. Le aree così definite sono campite al loro interno con vari motivi decorativi. Al centro, in basso, si trova una rete punteggiata con effetto floreale. Sopra, una campitura di linee ondulate e orizzontali. Ai lati, in modo simmetrico, linee a spina di pesce molto fitte ed estremamente precise, così come precisa e ogni altra linea del sistema decorativo. Certamente non si può parlare di un solo vasaio in grado di eseguire una produzione così vasta. Più verosimilmente si trattava di una bottega. Una delle capanne del villaggio ha restituito oltre 150 vasi di varie forme. E potrebbe essere stato proprio quello il laboratorio. La produzione vascolare all'interno della bottega avveniva con la collaborazione di più mani e a più livelli, dove la parte decorativa era svolta dai pochi che avevano appreso la destrezza dell'arte dell'ornato, seguendo le indicazioni di una sola mente, di un solo intuito, di un solo maestro.
In alcuni frammenti di vaso si nota l'ispirazione al maestro, mentre il livello decorativo non raggiunge la stessa maestria ed è evidente che si tratta di un suo discepolo. Arrivare nelle sommità del Monte Mukulufa non è semplice. La montagna fa parte del sistema collinare che si affaccia sulla piana di Licata e pur trattandosi di un modesto rilievo sul livello del mare di appena 400 metri, si eleva repentinamente dalla sua base con un aspetto selvaggio e inospitale e non presenta strade di agevole accessibilità. Dalla zona industriale che si trova a sud di Ravanusa si deve percorrere la strada provinciale numero 10 e dopo aver attraversato il ponte sul fiume Salso si imbocca la seconda traversa a sinistra sino a giungere nei pressi di alcuni edifici ormai in rovina appartenuti ad una dismessa miniera di zolfo. Lungo il percorso, dove il pendio è stato intaccato per la formazione del piano stradale, si nota come la roccia si componga di sottilissimi strati di calcare in varie tonalità di beige, che i movimenti geologici hanno scompaginato accartocciandoli, piegandoli come fossero foglie di un vecchio libro. Dal livello della miniera ha inizio un disagevole quanto ripido sentiero che conduce sino ai piedi di una sommitale cresta rocciosa denudata di terra, disposta in senso est-ovest e con varie vette allungate, distinte, di aspetto dolomitico, con pareti verticali precipiti e nelle cui cime anfrattuose nidificano coppie di rapaci che si involano maestosi. La sommità così variegata è anche la sommatoria di una serie di sconvolgimenti geologici dovuti alle deformazioni indotte dai movimenti continentali, ma soprattutto alle conseguenze di terremoti e squilibri naturali causati dagli agenti atmosferici. Il sentiero conduce sin dove si trova una sorta di sella che consente il passaggio dal versante settentrionale a quello meridionale. Tutta la parte rocciosa, disomogenea e anfrattuosa, rivolta verso occidente, ospita una grande necropoli, con circa 200 tombe a grotticella artificiale, con pianta vagamente circolare e volta a forno. Tali sconvolgimenti geologici sono resi manifesti, soprattutto dall'attuale posizione di alcune tombe, che in origine erano state scavate con il piano di deposizione in posizione orizzontale e che adesso per buona parte si trovano inclinate, distaccate dalle originarie rocce di cui facevano parte. Notevole è l'effetto con cui si presentano due tombe affiancate, con facciata monumentale scandita da pilastrini che per la loro posizione obliqua e la forma del masso isolato entro cui si trovano ricordano gli occhi penetranti di un rapace notturno. Altre non somigliano a nulla e sono solamente tombe dissestate dalla loro originaria giacitura. In prossimità della sella si trovano varie cavità rupestri e tra queste una è particolarmente ampia ma poco profonda. Al suo interno si notano vari segni di frequentazione di ogni tempo. A destra dell'ingresso della grotta si trova un cippo calcareo con vari segni prodotti dall'uomo su cui si vuole riconoscere una forma umana stilizzata. Nelle vicinanze di questa ampia cavità se ne trovano altre, nelle quali in tempi recenti gli ambienti naturali sono stati ampliati con interventi murari esterni.
Dall'area antistante la grotta principale, risalendo lungo un sentiero in direzione orientale, si perviene ad un breve terrazzo che verosimilmente avrebbe potuto ospitare parte del villaggio capannicolo, che nella sua maggiore estensione era ubicato nella zona più a valle del versante meridionale, opportunamente terrazzato. I ricoveri dei gruppi umani nell'età del bronzo erano composti di capanne disposte a gruppi e realizzate con un muro circolare di pietrame a secco elevatosi in quasi ad altezza uomo. All'interno della capanna venivano praticati dei fori entro cui erano conficcati dei pali. La copertura, composta soprattutto di rami e canne e completata con materiale straminio, poggiava sulla cima dei pali e lungo la sommità del muro, assumendo così una forma conica. Uno strato di argilla molle veniva steso su tutta la copertura per una maggiore impermeabilizzazione e come legante dell'orditura lignea. È facile rinvenire in zona frammenti di copertura cotta sia a causa di incendi delle capanne. Risalendo ancora, si trova una interessante escavazione ricovata nel costone roccioso che guarda a settentrione, una cavità la cui forma insolita ha posto diversi quesiti agli studiosi riguardo la sua destinazione d'uso. È stata interpretata come cisterna per l'acqua, deposito di granaglie, prigione e sepolcro monumentale. Ma la destinazione più attendibile è quella di deposito di materiale cerealicolo, eccedente la produzione annuale e appartenente alla comunità come riserva, o meglio ancora, appartenente al santuario. La notevole quantità di frammenti ceramici dipinti rinvenuti entro un'area posta nella parte orientale del monte, limitata a nord dalla grande parete rocciosa e a sud da uno spuntone di roccia eccentrico, ha spinto gli archeologi ad affrontare per questa zona una approfondita indagine archeologica. Lo studio stratigrafico e la catalogazione dei materiali rinvenuti ha portato al riconoscimento di quest'area come quella del santuario, dove avvenivano gli incontri con le popolazioni vicine, con scambi di prodotti e depositi di offerte. Quali forme celebrative, quali rituali si praticassero all'interno del santuario e verso quali simboli divini rimarrà un mistero. Vi è comunque un aspetto importante negli esiti degli scavi, dato proprio dalla presenza di così abbondante materiale ceramico, nelle cui superfici si evidenzia la presenza di un complesso decorativo davvero unico ed originale. Si tratta proprio dei frammenti di vasi prodotti in questo luogo, carico ancora oggi di suggestione e mistero, da un artigiano, vissuto più di 4.000 anni addietro, dotato di grande talento, che sempre più viene indicato dagli studiosi come il maestro della Mucolufa.